Racconti. Allora, intanto un in bocca al lupo grande per estirpare, non uso mezzi termini, questa piovra che ha imperversato su Livorno, strutturandosi così bene che questi ragazzi, dei consiglieri che sono qui davanti, ogni volta che provano a fare qualcosa trovano il muro di gomma per i famosi pacchetti di voto. E nel mio video, caro direttore Omar Moister, te non cogli il lato giornalistico, direttore del Tirreno, non cogli il lato giornalistico, perché non sono né io né il PD il protagonista, ma è il significato della tessera e non rimaneva altro. E quindi il mio intervento forte è un atto per svegliare questi consiglieri, su cui c'è un grandissimo, sul sindaco, anche sul vice sindaco che è qui, Stella Sorgente, che hanno questo grandissimo incarico e peso politico dopo 70 anni di guidare una città. Quindi quando in consiglio comunale vi arriva qualcuno come, che ne ho rispetto, di Marco Cannito, che vi dice a lavori già avviati, vi dice che non leggete i libri di storia, ditegli: caro Marco Cannito, ce lo potevi dire prima, perché questi sono bravissimi a strumentalizzarvi, non aspettano altro, vi aspettano al varco. Questo è il motivo per cui bisogna rivotarli, anche per la loro inesperienza, perché sono necessari. Guardiamo il Parlamento a Roma, e mi riferisco a tutti voi affacciati, il Parlamento a Roma, loro sono l'unica rappresentanza popolare che viene eletta, che è stata eletta dal popolo. Grillo sarà un matto, ma ha un grandissimo merito, ha portato il popolo dentro il Parlamento. Non si espelle chi dice zoccola, perché si può dire, e si espellano 66 parlamentari che hanno gridato onestà. Onestà è l'unica cosa, la politica non deve ripartire né da sinistra né da destra, deve ripartire dalle persone al posto giusto. E una cosa che non è stata detta vista sera, quel grande ritorno per tutti i pensionati che c'è stato, che ci sarà prossimamente per la legge Fornero, si deve perché al posto di Violante abbiamo uno del Movimento 5 Stelle che è stata messa lì, che lavora a Rossi, alla Cecchi, fallo per un piacere personale, per il grande sforzo, perché mi è costato sudarmela quella fortuna, ma non ci rimango in questo schifo. Chiedili come mai ha candidato la Cecchi, fammi questo piacere, chiediglielo, perché mi risulta che ha un figliolo con l'assessore Simoncini. Simoncini, se mi guardi non mi fai paura. Detto questo, faccio un grande in bocca al lupo. Questi schifi devono venire. Credo vi ho dato tutto un motivo per mandare avanti questi coraggiosi ragazzi, che altro non vogliono che ripartire dall'onestà, dalla persona al posto giusto. Grazie, ciao a tutti. Sei qua, grazie. Allora, questa spillina rappresenta l'onestà e le buone idee. E se per te va bene te la volevo regalare. Per noi siamo poveri, vale poco. Se mi fai dire una cosa sola? Sì. Visto che qui abbiamo una rappresentanza parlamentare anche, e anche europea, mi permetto di suggerirgli un emendamento da portare a Renzi per il suo famoso Jobs Act. Perché Renzi non ha messo un vincolo che evitava questi licenziamenti di massa che avverranno, stanno già avvenendo? Questo vincolo era che, se voleva, è una cosa facilissima, questo grand'uomo può far tutto, se l'è dimenticata. Renzi, se mi stai guardando, non ce l'ho con te, t'ho creduto, ma hai tradito la fiducia. E ti dico, e questa volta è un renziano che va via, ci dovresti riflettere su questa cosa. Perché nel Jobs Act non hai messo un vincolo? Te lo dice uno con la terza media, le generazioni del 76, che andavano a scuola con l'Invicta, a cui la politica prima di te, e questa è peggio e più organizzata di prima, ha tolto tutto. Tutto a questa classe e a quelle che le verranno. E nel Jobs Act bastava che tu mettessi un emendamento semplicemente scrivendo sopra che chi voleva licenziare, salvo calo di commesse, per utilizzare il Jobs Act, se 100 posti aveva, 100 posti li dovevano rimanere, perché è giusto un imprenditore licenzi se c'è un lavativo all'interno, perché mette a rischio gli stipendi di tutti gli altri. Ma se questo Jobs Act non è stato per fare gli interessi dei forti, allora mettici questo vincolo, portatelo avanti voi come 5 Stelle e farete un grande successo.
di chi usa il Jobact non può calare il... E queste vite d'assistenza secondo me lo fanno apposta, perché sono tutti pacchetti di voto del PD, tutte le volte che passano. Scusate, ma è un gesto... Guarda, mi hanno fatto venire le bolle, guardate, dallo stress, ma tanto ve lo faccio fare a tutti dal primo all'ultimo, e mando un caloroso abbraccio e chiudo, scusatemi per il prolungarmi, a tutte quelle brave persone che rimangono ancora a farsi sfruttare e basta, a cui mai viene chiesto un nome da mandare in un'istituzione. Mi rivolgo a quelle persone sfruttate per i volantinaggi, a quelle per le feste dell'unità, ribellatevi, questo partito fa schifo, il PD!